Ma le etnie iene sono quelle che si approfittano delle persone in difficoltà, che si arricchiscono. Io non ho nulla contro la ricchezza, quando produce ricchezza per gli altri, quando fa crescere la bellezza, la forza del paese. Purtroppo viviamo, e lo racconto nel libro facendo nomi e cognomi, sempre più spesso situazioni di persone che dalla sanità all'energia, alla vita quotidiana si approfittano invece delle persone in difficoltà. E questo secondo me va denunciato. Arrivano anche in città le maledette iene di Mario Giordano. Giornalista, conduttore e scrittore, ha presentato il suo ultimo libro anche ad Arezzo nel corso dell'evento organizzato dall'Associazione Cultura Nazionale. Un saggio giornalistico su quelli che fanno soldi sulle nostre sgrazie, come recita il sottotitolo, un atto d'accusa circostanziato. Secondo me noi abbiamo una grande responsabilità, che è quella appunto di raccontare le cose non come vengono ordinate. Io trovo che negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi 4 anni, diciamo dalla pandemia in poi, con un'emergenza, l'emergenza sanitaria, l'emergenza energetica, l'emergenza guerra, l'emergenza climatica adesso, viviamo una situazione continuamente emergenziale dove gli spazi del libero pensiero si limitano sempre di più. Allora il compito dei giornalisti di non seguire quella che Marcello Veneziani chiama la cappa, cioè del pensiero unico, di quello che arriva, la devi pensare così e non si può dire niente al contrario, e cercare invece nei fatti, nella realtà, di raccontare anche la teoria dell'oppure per continuare a mantenere la libertà di pensiero, che è vero che ci sono 1000 emergenze, ma l'emergenza di persone che la pensano tutte uguali, e quella è una grave emergenza che noi dobbiamo superare.